in zone di minore frequenza di percorso della grande stampa e che ha nella tradizione dei settimanali cattolici un punto di forza. La Federazione Italiana ha inviato in questo una lettera all'AGCOM per esprimere la sua assoluta contrarietà a questa ipotesi di un modello di recapito a giorni alterni degli inviti postali rientranti nel servizio universale. Credo che vada segnalato questo fatto anche al Governo perché da un lato può creare un danno ad una stampa che ha un suo radicamento e che è anche un punto occupazionale non indifferente, spesso su base cooperativa, e che negli ultimi anni ha prodotto professionalità anche nel mondo dell'informazione, sia come tecnici sia come giornalisti, e perché dall'altra parte indirettamente va ad incidere anche sul pluralismo della libera informazione. Grazie. Grazie onorevole Preziosi. Ora è iscritto a parlare il deputato Kronbichler, prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente. Il suo collega Presidente, il Presidente appunto del Consiglio, Matteo Renzi, si è recato oggi con volo di Stato ad una visita in Regione Trentino Alto Adige. All'occasione ha invitato i parlamentari PD ed SVP della Regione imparcandoli sull'aereo governativo stamattina all'aeroporto di Ciampino. A differenza dei colleghi di PD ed SVP, a me non è arrivato alcun invito da parte della Presidenza del Consiglio. Non c'è problema, in ogni caso non l'avrei accettato. Non capisco e non accetto però che il Presidente Renzi discrimini i parlamentari della Repubblica. Se è stata per una visita di Stato e per tale la trasferta a Trento e a Bolzano è stata pubblicizzata e l'uso dell'aereo di Stato ne è la prova, allora avrebbe dovuto invitare o tutti i parlamentari o, meglio, nessuno, perché in verità si è trattato di un tour elettoralistico. Infatti in regioni noi votiamo questa domenica. Renzi fa passare un tour di campagna elettorale del segretario nazionale PD come una visita di Stato del Presidente del Consiglio. Si sceglie una combriccola di parlamentari imbarcandoli sul volo di Stato. Non saprei che cosa i parlamentari potessero avere a contribuire alla riuscita di un incontro dei presidenti con i presidenti della Regione. Li ha usati e questi, cioè i parlamentari, i colleghi, si sono lasciati usare da chierichetti ad una messa profana. La gita governativa parlamentare in Trentino Alto Adige la dice lunga sull'atteggiamento che il Presidente Renzi dimostra nei confronti del Parlamento, dei parlamentari e del lavoro parlamentare in speciale. Qui alla Camera oggi c'era una giornata di lavoro, abbiamo votato una legge anche importante. Sarà vero che non contiamo granché, ma noi parlamentiamo, siamo qui per stare in Parlamento, per lavorarci. Viene qui il capo del governo o il capo di partito, non si sa bene chi dei due, e dice: io volo a Bolzano. Salite, venite con me. E dietro tutti quanti di corsa. Io non sono stato invitato, non avrei accettato, va il mio rispetto alla collega Luisa Gnecchi. Pur essendo stata invitata, ha declinato l'invito motivando il suo diniego con i lavori in aula. Rispetto. E anche mia convinzione, ho un incaro dei miei elettori, sarà modesto, ininfluente, ma è il mio incarico. Grazie Presidente. Grazie onorevole Kronbichler. È iscritto a parlare il deputato Ferro, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Prendo la parola per informare l'Aula e tutti i colleghi di un fatto inquietante avvenuto oggi a Guidonia Monteceglio, comune di quasi 100.000 abitanti in provincia di Roma. Alle 14.30, quindi in pieno giorno, è stato fatto esplodere un ordigno esplosivo contro l'automobile di proprietà di Elisabetta Niballi, giornalista e responsabile dell'ufficio stampa del sindaco di Guidonia Monteceglio. La vettura era parcheggiata in pieno centro, a due passi dal Palazzo Comunale. All'Anniballi voglio esprimere la mia personale solidarietà
e la vicinanza del gruppo del PD alla Camera, oltre che dei nostri dirigenti e amministratori del territorio. Non è la prima volta, purtroppo,